Presidente di Commissione, Claudio Borghi. Allora, il punto dal mio punto di vista è abbastanza semplice. Tutti siamo d'accordo, le imprese vanno aiutate, che bello, bella la piccola impresa in Italia, ottimo. Non so, avevo 12 anni, credo, e sentivo queste cose, no? E continuo a sentirle adesso, benissimo. Però il risultato è che ogni volta abbiamo provato a segare le gambe invece a queste piccole imprese, ma anche le medie, ma anche le grandi. L'Italia non è sicuramente un luogo dove è facile fare impresa. C'è tanta gente appassionata che ci prova, ma io sono convinto che negli ultimi anni, specialmente diciamo dal 2007 in avanti, la stragrande maggioranza di chi fa impresa in Italia abbia fatto quella che io chiamo la politica del criceto. Vale a dire, ti svegli la mattina, corri come un matto sulla ruota, fra mille difficoltà, adempimenti, arriva l'accertamento e la fattura e il cliente che non mi paga e così questo tipo, arriva a fine anno, se avanza qualcosa viene portato via dalle tasse, che di solito sono anche di più rispetto a quello che è l'effettivo incasso, e alla fine non è rimasto niente. Io sono convinto che ci sono tantissimi piccoli, medi, ditte individuali, studi professionali e cose di questo tipo che fanno la vita del criceto. Come mai dal 2007 ha cominciato ad accadere questo? Prima qualcuno che guadagnava c'era. Io sono convinto che se confrontiamo i fatturati o i redditi di tantissime persone pre-2007-2008 e quelli attuali, vediamo che c'è stato un calo drammatico. Beh, è successo che c'è stata una crisi internazionale, ma tutto il mondo da quella crisi internazionale è ripartito subito. Noi ci siamo impantanati. La reazione che il mondo politico e che in generale il governo etero diretto, perché queste istruzioni di fare quello che è stato fatto sono arrivate dall'Europa, è inutile nascondercelo, è stata una risposta sbagliata a una crisi. Le crisi succedono, non era colpa dell'Italia se c'è stata la crisi del subprime che ha messo in crisi buona parte delle banche mondiali. Le bellissime banche internazionali, molto meglio di quelle italiane, brutte, schifose, ecco, sono saltate tutte nel 2008. Nel 2008 quasi tutte le bancone internazionali fatte bene, Royal Bank of Scotland, SNS in Olanda, ABN AMRO, ING, cose di questo tipo, se non arriva UBS, Unione di Banche Svizzere, se non fossero arrivati gli stati a metterci dentro miliardi, in quantità incredibile, non diciamo poi le banche tedesche, perché i tedeschi sono sempre benissimo, no? Tutto fanno tutto bene, però se non c'erano gli stati a metterci dentro decine o centinaia di miliardi, tutto sarebbe saltato. In Italia, a parte qualche caso sporadico, dovuto più che altro a situazioni contingenti, invece tutto andava bene. Ma cosa è successo dopo questa crisi esterna? È successo che hanno detto di fare austerità. È come dire che se io sono debole devo fare dieta. E quindi non sono arrivati più soldi nel circuito economico. Perché è salito il rapporto debito-PIL? È salito perché è sceso il PIL, è una frazione. E quindi, avendo io abbattuto il PIL a furia di tagliare spesa e aumentare tasse, l'Italia si è incartata. E ancora adesso non ne usciamo, perché io non ho ancora sentito uno. Sì, in accademia si sta più o meno cominciando ad ammettere che qualche lieve piccolo errore è stato fatto. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale dice, ma forse sì, abbiamo un po' sbagliato, abbiamo fatto qualche piccola valutazione sbagliata, nel frattempo morti, suicidi, imprese fallite, banche distrutte, no? Perché l'impresa fallita poi scarica sulla banca il suo fallimento, no? E allora la banca cosa fa? Grande soluzione dell'Europa, scaricalo sui risparmiatori.
Secondo me siamo passati veramente in un periodo allucinante. Verrà ricordato nella storia il disastro che è stato fatto con l'economia in questi anni per fare cose contrarie alla logica. Ma io veramente ogni tanto temo che si siano perse anche le basi. Chiudo velocissimamente, però giusto per far capire. Io ho sentito nel dibattito, no, delle affermazioni correttissime, tipo per esempio è aumentato il debito pubblico e è aumentato il risparmio privato, come se fosse anomalo. È certo che è così, ma scusate, voi siete il pubblico, voi siete il privato, scusate, io sono il pubblico, voi avete 1000 di vostro risparmio, sottoscrivete 1000 di debito pubblico mio, che io stampo, quindi io stampo 1000 di bot, allora voi mi date il vostro 1000 di risparmio, prendete in cambio 1000 di debito pubblico. Io con i 1000 vostri che ho preso in prestito faccio una spesa, voi adesso avete 2000 e io ho sempre 1000 di debito pubblico, quindi è aumentato il debito pubblico perché io ho stampato 1000 di bot ed è aumentato il risparmio privato. I due rapporti si stringono, sono la stessa cosa. Il problema però è questo risparmio, appunto, come indirizzarlo in attività produttive. Tu attivi risparmi in attività produttive se è conveniente farlo, ed è conveniente farlo se c'è domanda interna. Se c'è domanda interna significa che lo Stato non deve cercare di prelevarteli con tasse questi soldi, deve cercare di lasciarteli. Quindi quello che cercheremo di fare è far capire che certe regole, anche quelle del bilancio, vedi per esempio il pareggio di bilancio, sono sbagliate. Cerchiamo di fare il modo di rimettere denaro in tasca nei cittadini, ci sono fortissime resistenze, ci proveremo, se ci riusciremo ci giudicherete alla fine di 5 anni. Grazie.